Allora, un pareggio lì da loro è buono. Certo che però la sterilità di entrambe le squadre là davanti fa preoccupare, soprattutto per la Viola. Vittoria Plzen 0-0 Fiorentina, ne andremo a parlare in questo video. Prima di tutto like, commenti, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco, con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare. Rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi, quindi che aspettate, fatelo. E se volete ditemi una cosa qui sotto nei commenti, tifosi del Vittoria Plzen, della Fiorentina e non accettiamo opinioni brutte, adesso vado a dirvi la mia opinione in questo video. Allora, Vittoria Plzen Fiorentina, finito il quarto di finale di andata di Conference League 2023-2024, Viola pareggiano 0-0. Un pareggio che secondo me è stato dedotto proprio da una partita brutta, perché è stata una partita brutta sia nel primo che nel secondo tempo, una partita veramente molto brutta, noiosa, dove si sono create veramente poche ma poche occasioni nitide del Vittoria Pilsen, ricordo un tiro di Vidra, e poi della Fiorentina invece in tutto l'arco di primo e secondo tempo ricordo alcuni tiri verso la porta ma non pericolosi. E sinceramente, se questi sono i presupposti, oggi è stato uno 0-0 noioso, uno 0-0 che non dà significati. Certo, la Viola se la può giocare al Franchi e a tutti i favori del pronostico con il tifo in casa e aiuterà, però bisogna migliorare lì davanti perché oggi veramente c'è stata tanta, ma tanta di quella sterilità, ci sono create veramente poche, poche azioni pericolose, cioè io a parte il tiro di Vidra che ha sfiorato il gol per il Vittoria Plzen, ricordo veramente veramente poco in questa partita brutta, 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 noiosa, non mi è piaciuta. Sinceramente per entrambe, per andare in semifinale, per passare bisogna fare di più, ma molto molto di più. Rimandate, bocciati per questa andata, ma rimandate il prossimo turno, ovvero il ritorno. C'è bisogno di fare di più però per la Viola, troppa sterilità là davanti. Possesso sterile che porta poi ad occasioni sterili, occasioni neanche create tra l'altro perché della Viola ricordo poco, ricordo poco, ricordo solo questo tiro di Vidra che ha sfiorato il gol per il Vittoria Plzen, ma dalla parte della Viola oltre qualche tiro moscetto verso la porta poco, poco, troppo poco, serve di più per passare. Comunque ragazzi, questo è il mio spartito per quanto riguarda Vittoria Plzen 0 0 Fiorentina. Se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti, lasciate like, commenti, iscrivetevi, condivisione e campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. E con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi che aspettate, fatelo. Se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Tifo del Vittoria Pilsen, dei Viola e noi. Non ci diamo opinioni tutti, la mia ve l'ho detta, aspetta la vostra. Bella.